Main artist, l'artista principale del 31 dicembre sarà, ormai lo sapete, Edoardo Bennato, ma sono molti i gruppi per tutte le età e per tutti i gusti che si esibiranno sia il 31 dicembre che il 1 gennaio. Abbiamo scelto questa proposta tra le 7 arrivate in una manifestazione di interesse proprio perché ci convinceva questo grande respiro, diciamo, internazionale, però valorizzando le radici lucane nel genere folk, nel genere popolare. Lucane ma anche materane, perché ci sono gruppi anche e artisti materani. Grandi artisti locali, Ragnatela, diciamo i più conosciuti materani, poi Tarantolati di Tricarico, che ormai si sono evoluti gli anni, Edoardo Bennato, insomma sarà un grande cartellone che vi invitiamo tutti a partecipare e a viverlo. Quest'anno abbiamo deciso di puntare su dei contenuti molto ampi per riempire appieno le due serate, quindi non si comincerà dalle 22:30, 23 come al solito, ma si comincerà dalle 21 sia il 31 dicembre sia il 1 gennaio fino a notte inoltrata, più o meno fino alle 2 di mattina, quindi buon divertimento a tutti. Penso che ci sia un mix perfetto con poi Radiosa per far divertire un po' il pubblico, ma credo anche la scelta dell'artista, riesco a Bennato in questo caso, sia stato diciamo eccezionale perché abbiamo ritenuto il nostro turismo e noi turisti, il livello turistico che c'è a Matera è di un'età diciamo media e di un livello medio alto, per cui riteniamo che abbiamo ritenuto Bennato diciamo l'artista giusto. Ciao ragazzi e ragazzi, quello che vedete alle mie spalle è un jukebox, e da un jukebox come questo da ragazzino in un bar di Viale Campi Flegrei, una strada di Bagnoli, mi arrivava una musica celestiale, il rock and roll. Mi dava energia e carica propositiva. E perché la musica in effetti è questo, è uno scambio di carica energetica e di propositività, di emozioni tra chi la fa e chi l'ascolta. Io spesso vado ai concerti degli altri, un certo tipo di concerti, per caricarmi. E comunque a Capodanno la magia sarà questa, uno scambio di emozioni e di carica energetica. Mai come in questo momento abbiamo tutti quanti bisogno di propositività e di carica energetica. Ci vediamo a Capodanno. Ciao.